questa dolcezza è Alexandra, mamma Alexandra, buonissima, abbandonata fuori dal canile, con 9 cucciolotti, guardateli, 9 piccolini di meno di 2 mesi di vita. Lei era veramente magrissima, in pessime condizioni, piena di parassiti, con le mammelle tutte infiammate. Chi l'ha tenuta sicuramente ce l'aveva in campagna e alla catena, tant'è che il segno del collare non è ancora scomparso. Alexandra sicuramente vedrà andar via uno ad uno i suoi cucciolotti. E lei? Che ne sarà di lei? La lasciamo in canile? Una cagnolina così buona? Alexandra è tipo una, diciamo, una volpona, ha qualcosa del colli. La sua taglia è la media, siamo sui 20 kg. Lei è molto più bella di così se tenuta bene. La coda, ad esempio, l'abbiamo tagliata perché era piena di spine, ma aveva una coda stupenda, tutta arrotolata verso l'alto, foltissima. Insomma, veramente una bella, bellissima cagnolina, bella e buona. Non dobbiamo lasciarla qui in canile. Dopo l'adozione dei cuccioli, anche a lei deve toccare e comunque sarà adottabile non appena terminerà di allattarli. Guardate quanto latte ha ancora la piccina. Tanto perché loro ciucciano dalla mattina alla sera. Sì, che belli che sono, che belli. Anche loro sono in adozione. È un po' presto, ma li sistemeremo piano piano. E a mamma Alexandra dobbiamo fare una promessa che subito dopo toccherà a lei di lasciare il canile. È vero, amore? È vero, tesoro? Sì, sarai adottata anche tu. Ciao, Alexandra.